Buonasera, è stato fermato dalla polizia il presunto autore della violenza sessuale ad una ventenne milanese a Ferragosto. Si tratta di una 27enne senegalese accusato di una delle tre violenze sulla spiaggia negli ultimi 5 giorni. La vittima, dopo una festa, era andata a cercare la comitiva in spiaggia appunto nella notte di Ferragosto, ma ha trovato il ragazzo di colore che l'ha stuprato. Il giovane è stato fermato in spiaggia nei pressi del bagno 106. Il fermato corrisponde proprio alla descrizione fatta dalla ragazza alla squadra mobile. È polemica in Emilia-Romagna per il fatto che la regione ha promosso tutti i dirigenti con premi di risultato tra i 14 e i 22.000 euro, cifre riportate sul portale della regione Emilia-Romagna. È netta e dura la presa di posizione di Alan Fabbri, il capogruppo di Lega Nord. Sentiamolo. La nostra contrarietà alla scelta che ha fatto l'amministrazione regionale è netta. Innanzitutto per le cifre di cui stiamo parlando, che vanno dai 20 ai 30 mila euro di premio, diciamo, produttività. Non voglio contestare ovviamente l'operato dei dirigenti e dei direttori, perché anch'io riconosco in loro in molti casi una grande professionalità, però stiamo parlando comunque di persone che sono già lautamente pagate a 120 mila euro l'anno in media e in più usufruiscono anche di questo benefit. Inoltre contesta anche il fatto, al di là della cifra, il modo di elargirla, nel senso che non viene tenuto conto un fattore per me importante, che è quello meritocratico, e a tutti, chi un po' meno, chi un po' di più, vengono elargiti questi benefit a prescindere. Quindi la giunta regionale viene dato un 10 lode a tutti per ottenere appunto questo contributo, questo premio sulla produttività. Non credo che sia giusto, credo che ci siano delle persone che meritino di più e altre persone che meritino di meno, però evidentemente Bonaccini vuole che tutte queste persone siano contente per poi utilizzarle a nome del PD per quello che ritiene più opportuno. Considerate che anche alcuni dirigenti che hanno ricevuto il premio sono stati quelli che sono stati coinvolti nello scandalo Terra Emersa, che è quello che ha fatto sì che l'ex presidente Vascarrani si dimettesse. Quindi la Lega è contraria a tutto questo e speriamo che anche il presidente Bonaccini, che tanto parla di tagli dei costi dell'amministrazione, cambi rotta. E la Lega Nord, attraverso il suo segretario provinciale di Reggio Emilia, Gianluca Vinci, interviene duramente anche sulla festa della PD di Reggio Campovolo e sull'impiego in quella sede di profughi attualmente ospitati dalla cooperativa sociale di Mora d'Abramo con la preparazione degli stand. Circa 30 saranno impiegati nel lavaggio dei piatti, nel pulire, nel servire i tavoli. A molte è sembrato uno schiaffo, scrive Vinci, a quegli artigiani ed operai che giustamente rispettano decine e decine di leggi e regolamenti. Gli ideatori storici della festa del quartiere Alberti a Ravenna e l'associazione Noi per Ravenna, che porta avanti progetti, eventi e iniziative per rivalutare e dare nuovi impulsi alla città di Ravenna stessa, stanno lavorando insieme per riproporre la grande kermesse in programma il prossimo 20 settembre tra musica, laboratori, animazioni, esibizioni sportive, incursioni teatrali, ma anche tantissima danza. Noi li abbiamo interpellati in l'auto anticipo. Sentiamo uno dei referenti storici. Il valore principale è come è nata quest'anno, è l'11ª volta che la facciamo, quindi è nata nel 2005 da una mia idea per festeggiare i 10 anni che avevamo trascorsi nel quartiere con la propria attività mia e del macellaio a fianco a me. Abbiamo aperto a distanza di una settimana uno dall'altro tutti i negozi nuovi, eccetera. E di lì abbiamo appunto organizzato questa piccola festicciola con i nostri clienti a Cagnina, Ciambella e Caldarossa, è proprio una cosa semplicissima, e ce ne siamo accorti un pomeriggio e senza fare pubblicità a niente ci hanno raccolto 200-300 persone lì davanti che hanno partecipato alla nostra festa, insomma, in sostanza. Di lì allora la cosa ha preso piede, l'anno dopo anche altri negozianti hanno detto: ma perché non andiamo avanti, rendiamola a cadenza annuale, sempre nello stesso periodo. Abbiamo cominciato e siamo arrivati quest'anno all'11ª volta, ecco, diciamo così. E lo scopo adesso è quello di, cioè, facciamo questa festa per farci conoscere magari anche a chi non è della zona, non è del quartiere, eccetera, ma soprattutto perché quello che raccogliamo, perché facciamo una lotteria, tante piccole manifestazioni che raccogliamo soldi, e tutto quello che raccogliamo scopre naturalmente le spese che abbiamo inizialmente per fare tutto questo, lo diamo in beneficenza degli enti assistenziali qui di Ravenna, vuoi l'ospedale pediatrico, il reparto pediatrico, vuoi
tutti che la protezione civile a volte è successo, ma un po' a tutti, ecco. Ogni anno cambiamo in genere ente a cui devolviamo i nostri soldi, perché questi anni la festa è andata avanti organizzata da un comitato, diciamo così, a cui faceva capo il macellaio, il mio amico, quello con cui abbiamo organizzato la prima festa. Lui quest'anno, oltre per motivi di lavoro, per motivi suoi personali, eccetera, ha rinunciato, perché ha detto non ce la faccio più organizzarlo. Lì siamo partiti, ho avuto io l'idea di contattare noi per Ravenna, c'era Catiusci giapponesi, che mi sembrava la persona giusta, perché già stava facendo iniziative simili, forse più piccole, per i vivi borghi qui a Ravenna, cioè organizzava delle piccole festicciole di strada in strada di Ravenna per far conoscere anche lì, lo scopo era quello, i negozianti, comunque fare familiarizzare i negozianti con fra di loro anche, soprattutto. Un lago di sangue, la moglie in preda ad una forte emorragia, un feto di 6-7 mesi privo di vita sul letto, avvolto in una coperta. E questa è la scena che si è presentata ieri sera a Modena ad un medico africano in forza dell'AUSL al suo rientro a casa. Lo ha riferito l'uomo al 118, con i sanitari è intervenuta anche la polizia. La donna connazionale è stata trasportata al policlinico di Modena. Appunto, i due, già genitori di un bimbo di pochi anni che era in casa, hanno detto di non essere a conoscenza della gravidanza. E ora noi passiamo, come di consueto, alla pagina dedicata alla TG dell'estate. Domani sera aprirà il Salotto di Milano Marittima con 4 incontri dedicati ai temi importanti dell'attualità italiana. Il primo incontro è con Alessandro Meluzzi, psichiatra, docente di psichiatria e direttore sanitario di diverse comunità protette psichiatriche, che parlerà della criminalità che affligge l'Italia. Sentiamo in merito all'assessore alla cultura del Comune di Cervia, Roberta Penso. Con questo evento, il Salotto di Milano Marittima, continuiamo a portare cultura in una Milano Marittima dove per tanti anni ha vissuto, quindi, di glam, di mode, di tendenze. L'abbiamo implementata anche con un tocco di cultura che a mio avviso non guasta mai, ma che dà più spessore alla località turistica. Quindi il 21 agosto avremo questo primo appuntamento proprio davanti alla statua del Bimbi, quindi in pieno centro di Milano Marittima, nel salotto di Viale Gramsci. Un grande ospite, Alessandro Meluzzi, col quale parleremo appunto di un'Italia criminale. Poi il secondo incontro lo avremo domenica 30 agosto con altri due ospiti di sessione, perché Giancarlo Mazzucca, famoso giornalista, direttore, ora appena entrato nel CDA della RAI, che in sinergia con Mario Baldassarri ci racconteranno un po' Milano Marittima, appena compiuti 103 anni, quindi un po' un ieri, oggi e domani. Sarà quindi un incontro molto interessante, fatto magari da qualche gossip da parte del nostro Mario Baldassarri, grande ideatore di eventi, e magari anche un po' di storia dataci appunto da Mazzucca. E contiamo anche di avere ospite il sindaco Luca Coffari, che ci dirà un po' come vede anche nei prossimi anni Milano Marittima. Poi il terzo appuntamento, domenica 6 settembre, un appuntamento di politica nazionale, in quanto avremo i due parlamentari territoriali, Gianluca Pini e Adesso Pagani, e quindi Lega Nord e PD, che ci faranno un excursus di come sta andando la politica sui vertici appunto nazionali. Per finire, sabato 12 settembre, invece, un salotto tutta rosa, tre grandi donne che si confronteranno sul tema dell'economia. Avremo Emma Pettiti, assessore regionale al bilancio, Adriana Spassoli, direttrice marketing della Mapei, e Ruenza Sant'Andrea, presidente Lega Coop Romagna. Quindi finiamo con rosa, ma con tanta grinta, perché non dimentichiamo che noi donne abbiamo anche tante energie e tanta grinta per affrontare tante tematiche importanti, tanti problemi. Un bel appuntamento dell'Istituto Oncologico Romagnolo, che promuove questa sera alle ore 20.45 in Piazzale di Salinari a Cervia, in provincia di Ravenna, un incontro pubblico dal titolo L'impegno dello IOR e dell'IRS nella lotta contro il cancro in Romagna, risultati e prospettive. Si parlerà dei risultati ottenuti dall'impegno quotidiano sinergico dello IOR con l'IRS nella lotta contro il cancro e si analizzeranno le prospettive derivanti dalle nuove scoperte e innovazioni scientifiche. Infine verranno presentati i servizi di assistenza organizzati
organizzati dai volontari IOR del territorio, alla presenza anche della professora Dino Amadori. E dopo il successo della Notte Verde, Pergola torna protagonista con un altro evento di grande impatto, la Serata Medievale, in programma domani, venerdì 21 agosto. Evento clou del ricco calendario estivo, tra gli ospiti il Comune di Siena, pronto ad omaggiare la rievocazione storica del comune marchigiano, l'ennesimo riconoscimento al grande lavoro dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Baldelli, che abbiamo raggiunto telefonicamente. In servizio. Domani sera a Pergola si rinnova la rievocazione storica dell'arrivo nella nostra città delle spoglie dei Santi secondo Agapito e Giustina. Una settima edizione ancora più ricca, alla ricerca delle nostre radici storiche. Fermiamo le lancette, torniamo indietro di alcuni secoli per riscoprire gli angoli più suggestivi della nostra città. Le edizioni precedenti ci hanno premiato con decine di migliaia di visitatori entusiasti di una serata medievale che cura i più piccoli dettagli, tanto che questo riconoscimento ci arriva anche da città con pali storici particolarmente importanti. Basti pensare a Gubbio o a Siena, che proprio nei giorni scorsi ha svolto il proprio palio, che saranno ospiti, graditi ospiti nella nostra città. Veramente un grande risultato in questi 6 anni di intenso lavoro per vocare turisticamente la nostra città, che è un borgo medievale fantastico, che è stato apprezzato da tanti turisti, non soltanto italiani, ma in gran numero tedeschi, olandesi, che affollano le nostre strutture ricettive, e da quest'anno, con anche un po' di meraviglia da parte nostra, tanti francesi e statunitensi, che stanno arrivando proprio in questi giorni anche per la rievocazione storica. Chiusa la pagina del TG dell'estate, ci dedichiamo a quella della nostra rubrica del giovedì, Sano Mangiare, il pesce con i suoi valori nutrizionali, le sue importanti proprietà in cucina, il protagonista della quinta puntata della nostra rubrica settimanale. Sigla. Forse molti di voi avete sentito parlare degli omega 3 contenuti nel pesce, ovvero gli acidi grassi che aiutano a migliorare la nostra alimentazione e di conseguenza la nostra salute, presenti soprattutto in vari tipi di pesce. Andiamo a scoprire in che modo ci aiutano con Alessandra Ravaioli. Il pesce è un alimento fondamentale che non deve mai mancare e addirittura ne consigliano. Ultimamente ne consigliano il consumo 3 volte alla settimana. 3 volte alla settimana vuol dire circa 100 grammi al giorno, distribuiti appunto per 3 volte alla settimana. Perché il pesce è così importante nella nostra alimentazione? È importante proprio per gli omega 3. Gli omega 3 sono degli acidi grassi che hanno un ruolo importantissimo per quanto riguarda la protezione dalle malattie cardiovascolari, quelle più gravi, cioè antinfarto, per abbassare il colesterolo, insomma. Quindi molto importante alimentarsi con cibo ricco di omega 3. Il pesce è quello che ne contiene di più. Noi come esseri umani non li produciamo, però ci possiamo rifornire di questi alimenti attraverso, rifornire di queste sostanze attraverso alimenti. Il pesce è quello che ne contiene di più ed è anche un pesce povero, non c'è bisogno di chissà che cosa. Infatti, per esempio, anche le alici, le sarde, il pesce azzurro, lo sgombero, così come il salmone, ne contengono una quantità molto elevata. Non solo il pesce contiene omega 3, ci sono anche la frutta secca, per esempio, che è molto ricca di omega 3, di un certo tipo di omega 3, così come anche i semi di chia, che sono anch'essi, oppure i legumi. Però in questo caso, visto che siamo in estate, si ha molta, molta voglia di mangiare il pesce, e è molto importante alimentarsi con il pesce. E abbiamo anche la possibilità di fare ricette molto semplici senza complicarci l'esistenza, per esempio filetto di pesce, di merluzzo, di sgombro, pesce in filetti con un po' d'olio e qualche pomodorino
per esempio i pomodorini confetto, che sono dei pomodori che fa Almaverde, biologici, molto molto saporiti, qualche filetto d'acciuga senza mettere sale, e una cottura di 5-10 minuti al forno senza nient'altro, e viene un piatto semplicissimo e buonissimo. Questo piatto così sfizioso è anche pronto, ce l'abbiamo anche pronto, e in questo caso ce l'abbiamo biologico. Io voglio anticipare questo discorso del biologico perché è molto importante nel pesce, un'alimentazione, anche la scelta del biologico, perché ci consente di avere pesci sicuri soprattutto dai metalli pesanti che ci sono spesso, insomma, se i pesci sono arrivati in mari magari in acque non proprio sane. Il pesce, eccellente fonte di proteine, ricco di minerali, è uno degli alimenti più raccomandati per una dieta sana e leggera. Negli ultimi tempi in Italia si è avuto il boom del pesce biologico. Sono sempre più numerosi consumatori che desiderano acquistare pesce sano. Ce ne parla la responsabile di Circeo Pesca, l'azienda umbra licenziataria del marchio Almaverde Bio per il comparto pesce, prodotti ittici, freschi e surgelati. Pesce biologico è un pesce che viene allevato secondo le normative comunitarie in materia e che può fregiarsi della fogliolina verde delle produzioni biologiche comunitarie. Viene allevato con sistemi di allevamento a bassissima densità. Questo significa allevamento in acque libere e incontaminate. Spesso gli allevamenti si trovano all'interno di parchi o oasi naturali. Le acque sono controllate e hanno luce, temperatura e ossigenazione ideali per le varie specie che vengono allevate secondo queste tecniche. I pesci crescono secondo cicli biologici naturali in uno spazio adeguato per il benessere dell'animale. Vengono alimentati con mangimi certificati a base di proteine di pesce che sono derivate da pesca sostenibile e da una componente vegetale fatta da materie prime da agricoltura biologica. Tutto l'ambiente, i pesci vengono costantemente controllati sia dal punto di vista microbiologico, che vengono analizzati anche per la presenza di metalli pesanti, pesticidi, inquinanti ambientali. I siti produttivi vengono autorizzati solo se in aree con presenza di fondali profondi e forti correnti. Questa a garanzia di un ambiente aperto e incontaminato che non viene in alcun modo alterato dall'allevamento stesso, cioè non si accumulano sedimenti nel fondale, nelle acque. I pesci sostanzialmente vivono in mare aperto e sono liberi di nuotare, seguono un'alimentazione controllata, salutare e un ciclo di vita assolutamente naturale. Tutte queste tecniche di allevamento garantiscono al prodotto una compattezza delle carni e un sapore che è eccellente ed è percepibile al gusto. Riteniamo che qualsiasi consumatore, anche il meno esperto, possa apprezzare la differenza tra questo pesce e il pesce convenzionale. Chiaramente ci sono anche tutta una serie di esternalità positive che poi rendono questa scelta anche una scelta di consumo consapevole. Per cui il pesce biologico è un pesce assolutamente sicuro, sano e rispettoso dell'ambiente. E dalla rubrica all'altra passiamo a quella dedicata a Cervi e la spiaggia Melibro. Battute finali per quanto riguarda la nostra consueta rubrica dedicata nel nostro telegiornale di Cervi alla spiaggia Melibro, rassegna degli incontri, lo ricordiamo, con l'autore, chiusasi da poco con grande successo il giorno di Ferragosto, per l'appunto, abbinato anche quest'anno alla cultura e alla solidarietà, avendo da un lato ospitato l'Assi SM Onlus, ovvero l'associazione per le persone con sclerosi multipla, che ha allestito un banchetto informativo e raccolto fondi con i volontari di Cervia, legati al sostegno delle iniziative per la ricerca scientifica a favore dei malati di sclerosi multipla, e dall'altro lato ha presentato e promosso il libro Incontrarsi e conoscersi, ecco il mondo di Carolina, scritto da Carolina Raspanti, ragazza affetta da sindrome di Down, il cui ricavato dei proventi appunto della vendita del libro verrà devoluto alla cooperativa sociale Lo Stelo di Cervia, che il libro ha stampato e rilegato e che si occupa di giovani con problemi di handicap. Il nostro servizio. La scrittura mi è sempre piaciuta, ma scrivere su carta e penna dà molta soddisfazione, quindi diciamo che è la mia passione da sempre e mi piace scrivere.
Ecco Carolina, di che cosa tratta questo tuo secondo libro? Allora, innanzitutto la prima parte è dedicata al successo che ho avuto col primo, con le mie varie presentazioni. E in più, oltre a questo, ci sono vari altri argomenti come la violenza sulle donne, lo stalking, con la gelosia che poi porta a questo, il bullismo, il razzismo, l'omofobia, la prima e seconda guerra mondiale. Per il resto questa giornata è molto bella, a parte il tempo anche l'evento in sé, non ero mai venuta qui nel Bagnasciuga. È stato molto bello perché mi sentivo un po' una diva. Carolina, qual è stato l'autore che a te, secondo te, è stato il più carino e più simpatico sul palco? Allora, sono tanti, però c'è... Due in particolare, Maria Pinatimo e... Luca, quello vestito con la maglia rosa? Sì, e Luca. Ecco, vedi, abbiamo gli stessi gusti. Perché, secondo te? Perché sono diretti, spontanei, semplici e naturali con la parlantina pronta come sono io. Ecco, infatti stavo per dire, e ti rispecchiano molto. Prossimo libro, per chi secondo me ne stai già scrivendo un altro? No. Ti vuoi riposare un po'? Diciamo che il secondo è l'ultimo, poi basta. No, non ci credo. Ti rivengo a trovare tra un po' di anni quando scriverai il terzo. Magari più verso l'anzianità, più che altro. Allora, a chi andranno i fondi che tu raccogli con la vendita del libro di quest'oggi? Allora, vanno ad un'associazione di Cervia che si chiama Lo Stelo, che fanno appunto tutti questi lavori di rilegatoria, tra cui anche il mio libro, a cui devolvo tutto, perché io ho tutto della vita, quindi mi piace aiutare chi ha meno di me. E poi noi della Bassa abbiamo una marcia in più, diciamo. Ah beh, io sono una romagnola... Della Bassa Romagna, tu da dove vieni? Io vengo vicino con Felice, San Patrizio. Belle le parole di Carolina Raspanti, e noi dopo questo bel insegnamento di vita passiamo al meteo per domani. Quella di domani sarà una giornata all'insegna del tempo variabile. In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti e possibili sporadici rovesci sulla pianura lungo il Po. Nel pomeriggio ampi rasseneramenti in pianura, mentre sulla dorsale appenninica rimangono annuvolamenti diffusi con precipitazioni o rovesci. In leggero rialzo le temperature minime, comprese fra 18 e 21 gradi. In leggera flessione invece le massime, oscillanti fra 25 e 28 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con temporanei rinforzi in particolare sul mare, che sarà mosso, temporaneamente molto mosso. Anche per questa sera tutti, il nostro telegiornale regionale si conclude qui. Vi lascio in compagnia del nostro consueto approfondimento con Oltre la Notizia, il nostro palinsesto serale di Nuova Rete 7 Gold, e ovviamente l'appuntamento con l'informazione ritorna domani, se lo vorrete, sempre alle ore 20. Vi aspettiamo.